fumetto, il fumetto per ragazzi, il fumetto per ragazze. E la signora Ikeda è diventata famosa proprio con uno shoujo manga, cioè un manga, un fumetto per ragazze. Però all'epoca, nel 72, non c'erano altri esempi di manga per ragazze che trattassero la storia. Anzi, lo stesso editore che le permise di pubblicare aveva dei dubbi, dei forti dubbi sul fatto che potesse annoiare le studentesse e le lettrici. Quello che le vorrei chiedere è come è nata questa idea di portare la storia all'interno di un fumetto indirizzato alle ragazze, anche giovani, e se c'era un'intenzione proprio di raccontare la storia. Credo che in origine dovesse essere proprio una biografia di Maria Antonietta, la storia di Rosa di Versailles.今おっしゃったように70年代で歴史ものを少女漫画で扱うということは日本でも大変難しい状況にありました。少女漫画というのは 本当に10歳くらいから15歳の女の子たちのための漫画だったので編集者は最初はそれはとても難しすぎるというふうに考えたようです。 Sì, come diceva Luca, negli anni 70 era veramente difficile per un'autrice di shoujo manga trattare temi storici, perché il target dello shoujo manga è dai 10 ragazzine, dai 10 ai 14, 15 anni, e quindi il suo redattore era preoccupato che fosse un tema troppo difficile. でも当時なかったものだからこそ私は書いてみたいという気持ちがとても強かったんですけれども、それと同時に特に意識したのは女性がその当時置かれていた社会的な立場についてでした。 Sì, praticamente lei già le interessava anche soltanto il fatto di fare una cosa nuova che nessuno aveva fatto prima, e poi le interessava praticamente parlare di una donna che aveva una parte importante nella società. ちょうどあれを書いた時代は社会の中の特に男性たちが女性が仕事を持って生きていくことは 正しいか間違いであるかということを男性が議論していました。 Sì, a quell'epoca il problema della donna che lavorava era praticamente discusso da degli uomini in Giappone, quindi cioè una società super maschilista. ですから、そういう中で特にマリー・アントワネットのバイオグラフィーだけでなくオスカルという人物を通じて、一人の女性が自分の意思で自分の人生を生きていくということがどういうことになるのか、私も初めはよくわからなかったんですが、書き進めていくうちにオスカルと同じ気持ちになって、いわゆる 男性社会というものに立ち向かっていたと思います。 Quindi non soltanto non voleva scrivere soltanto una biografia di Maria Antonietta, ma tramite Oscar praticamente affrontare la società maschile come donna, e quello era la cosa che interessava fare, cioè vedere che cosa sarebbe successo a Oscar che vive come donna in quel periodo lì, viveva con la sua volontà la sua vita, decideva lei qual era la sua vita. Lei all'inizio non sapeva come sarebbe andata a finire, e pian piano insieme a Oscar è entrata nel personaggio e ha vissuto insieme a lei.